Era già noto alle forze dell'ordine il marocchino di 34 anni che domenica 18 ottobre è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Fano guidati dal dirigente Stefano Seretti. L'uomo senza fissa dimora, dopo aver avvicinato all'interno della stazione ferroviaria una turista statunitense di 53 anni, ha approfittato di un suo momento di distrazione per sottrarle la borsa. L'accessorio conteneva fra l'altro $7.000, 600 euro, un iPad e diversi documenti come passaporti e carte di credito. La vittima, appena si è accorta del furto, ha allertato subito il 113 e questo ha fatto sì che le ricerche da parte dei poliziotti partissero all'istante. Lo straniero è stato infatti individuato in via Dionigi a Rosciano di Fano, ma una volta avvistati gli agenti ha tentato di disfarsi del contante nascondendo $160 in un cestino della spazzatura ed altri 3.000 all'interno di una siepe per poi darsi alla fuga in sella ad una bicicletta. Ma in poco tempo è stato raggiunto dalla volante e bloccato. A successivo controllo è risultato avere con sé gran parte della refurtiva. È stato quindi tratto in arresto in flagranza di reato ed è stato trattenuto nelle celle di sicurezza della questura. Dopo il processo per direttissima, avvenuto oggi poco dopo mezzogiorno, è stato condotto nel carcere di Villa Fastiggi.